si è svolto mercoledì 1 ottobre alla Galleria Harry Bertoia a Pordenone l'incontro di apertura degli appuntamenti collaterali alla mostra Ashes Ceneri, racconti di un fotoreporter. Pierpaolo Mittica e Angelo Bertani hanno dato avvio alla sequenza di iniziative che si terranno tra ottobre e gennaio, che saranno costituite da incontri di approfondimento sulla fotografia e materie correlate, proiezioni cinematografiche e laboratori. Pierpaolo Mittica, la sua bellissima mostra alla Galleria Harry Bertoia si correda anche di una serie di incontri di approfondimento. Oggi, per esempio, parleremo dell'importanza del fotoreportage per costruire una memoria del presente. Io credo molto nella fotografia e nella capacità della fotografia di sensibilizzare le persone, perché la fotografia ha un impatto, dal mio punto di vista, maggiore sulle persone rispetto a un video, rispetto a un giornale, perché un articolo una persona deve leggerlo, deve passare del tempo, quindi deve impegnarsi. Mentre una fotografia che abbia un impatto emotivo chiaramente notevole può, secondo me, scuotere un po' le coscienze, può far pensare, può far riflettere e può far conoscere una realtà che spesso è sconosciuta, perché sono le realtà che noi riportiamo dai nostri viaggi. Quale sarà invece il prossimo incontro di approfondimento sempre alla Galleria Harry Bertoia di Pordenone? Il prossimo incontro sarà un incontro molto importante, sarà il 10 ottobre e sarà con Tiziana Faraoni, che è il photo editor dell'Espresso, e affronteremo una tematica al giorno d'oggi molto attuale, che è quella tra la fotografia amatoriale e la fotografia professionale.